È appena iniziato il secondo tempo di questa importante sfida di campionato seconda categoria. La Gradese. Affronta lo Zaria Gaia. Imperativo vincere per continuare il cammino in vetta alla classifica di campionato. Ecco, si registra comunque, eccolo lì, il rientro importante di Vittorio. Ma è subito! Ah, ma già è Vittorio, avete giù con lo Zera. Adesso è arrivato. Ah sì? Non c'era più nel tempo. Ah, no? Mi pareva. C'è un impallo che favorisce l'incursione di Yuri. Prova a servire dall'altra parte. La corrente. Raunia, buona l'uscita del portiere. La giornata secca, fresca ma piacevole, consente comunque di recuperare un po' di spettatori sugli spalti dello stadio. Ecco, adesso viene battuto il corner, palla in mezzo, rinviata, ci sarà un altro calcio d'angolo. Attenzione, parapiglia, poi la palla viene messa fuori. Erroraccio della nostra difesa, fallo inevitabile di Troian, che si becca la munizione, ma fortuna che c'è giallo, male minore questo, abbiamo combinato un pasticcio. A metà campo intercettata, poi c'è un rilancio, un altro rilancio efficace. Dai Steffi, fa una magia. Attaccalo del tiro, dai. Traversone basso. Rigore, arbitro! Il calcio il tedasco qua, non rigore. Finisce a terra Meneghel, l'arbitro ci pensa, poi non succede niente. La rivedremo alla Moviola. Adesso qui c'è poco da rivedere, qua è stato strattonato per la maglia, buttato per terra Raunia, l'arbitro si vede che ha dei problemi alla vista. Adesso il recupero di Vittorio, trattenuto, l'arbitro se ne frega. Ma non abbiamo una manovra di gioco fluida che ci possa consentire di sviluppare un gioco armonico. Andiamo troppo alla ricerca di questi rilanci un po' alla viva al parroco, pericolosamente nell'area di rigore. C'è il corner, ci sta il corner, inutili le proteste, dobbiamo stare tranquilli. Ecco il gol del vantaggio dello Zaria Gaia. Stavo dicendo che dobbiamo stare tranquilli, a non protestare, a mantenere la calma e soprattutto mantenere la concentrazione. Ecco la palla sventagliata al centro, sfiorata almeno da tre dei nostri giocatori. Quindi proviamo questo assalto. Con Nunez, vede ben appostato dall'altra parte Marchesan, che riesce a mettere in mezzo, e poi il tiro di angolo. Raunia viene deviato in calcio d'angolo, palla alta sopra la traversa. Alto. Riscaldamento anche Oriti, abbiamo notato a bordo campo. Ecco il cross basso, tutti i saltatori appostati in aria e noi facciamo i cross bassi, non siamo neanche tanto furbi, ecco. Vittoria, ditelo prima al limite dell'aria, no? Quando ti dà la partita. Ecco ancora Daniele, l'arbitro ferma il gioco, poteva lasciarlo andare che aveva la corsia libera. Lo ammonivi dopo.
Bisogna recuperare questa partita. Iussa, Iussa, di forza. Poi il suo tentativo viene respinto. Buono recupero. L'arbitro vede un fallo di mani. Altra possibilità di andare fino in porta col pallone. Attenzione! C'è stato il tiro di Nunez da la lunga distanza. Speriamo bene. Difesa schierata, grande ammucchiata. Ecco il colpo di testa. Palla a lato. Vado quella, vamo via dalla palla. Poteva essere una volta buona. Bussa. Bene, dall'altra parte l'inserimento. Palla scodellata al centro. Meneghel. La cui conclusione viene deviata all'ultimo istante. Ecco, ecco l'errore di notte avversari. E la palla. C'è rigore, c'è rigore. C'è rigore per la Gradese. Si sono fatti male da soli i nostri avversari. Ma siamo noi coglioni in campo. Sì, perché non sappiamo giocare contro. Suicidio. De Zaria Gaia, potevano rinviare comodamente, poi addirittura il rinvio del portiere è carambolato su un difensore della propria stessa squadra, ha raggiunto il nostro giocatore che ha messo in mezzo e per evitare il gol ci sono stati ben due fallaci, uno sull'autore dell'assist e uno sul nostro uomo che stava concludendo a rete. Ecco il rigore ed ecco il gol di Patricio Nunez che ci consente di acciuffare il pareggio nella maniera più rocambolesca che mai avremmo immaginato. Nel frattempo Iussa ha preso veramente un brutto colpo e con questi qua, con questi ragazzi qua. E deve essere quindi sostituito. Qua gioca da fermo, gioca. Devo provare a farlo. Brutto colpo quello subito da Iussa. Ci stava sicuramente il cartellino rosso. Vai a avanzare 10 centesimi voi. Sull'autore di quel fallaccio. Colpi proibiti continuano in mezzo al campo. Palla respinta dalla barriera. C'era un calcione volato ai danni del nostro difensore, l'arbitro ha lasciato correre, poi tiro centrale per fortuna. E adesso l'occasione per noi. Ma non era fuori gioco l'arbitro. Arbitro! Ne sta combinando di tutti i colori. Non lascia giocare, eh? Altro rilancio. Ecco, inserimento in avanti, solo antiportiere, si incarta un po' e la mette fuori. Incredibile. Gol mangiato. Aveva fatto tutto bene il nostro giocatore che poteva suggellare questo suo esordio con un gol storico e invece la palla è andata fuori anche ingiustificatamente quelli della panchina. L'arbitro decreta il finale di questo scialbo spettacolo che si è disputato oggi al Comunale di Grado 1-1.